Sizzler è molto bello, ma il problema è che in stanza c'è sempre un bordello della Madonna. Abbiamo i due letti dove risiedono il mio posto, il posto della Robertina. Guarda che dei calzini mutande. Qui c'è il Riccardo. Non mi toccare in piedi, porca puttana. E lì Schifidol. Ciao. E su. Oggi è appena arrivato il buon Dani. Ogni anno dovete sapere che, siccome la stanza è molto piccola, come vi ho fatto vedere, il suo letto risiederà in questa zona. Molto comoda. Adesso io dico, cioè, già c'è poco spazio. Ancora, però lo portiamo nella ONE. A few moments later. Can I leave you the television? Because we don't have any room in the room. Ma che mi stai, coglione? Vedi? Guarda qua adesso. Un nuovo tavolo, quindi. Perfetto per riuscire a far dormire il nostro Dani là sotto adesso. Vuoi dire qualcosa per il riding odierno? Sono piuttosto orni. Oh, finalmente un po' di party lapse, ragazzi. Lui è Jimmy Bifolco. Occhio! Caccia, quello stronzo lì mi ha dato il cuore. Oh no, A-line is closed for us as well. I mean, I'm happy for the ladies. Taking advice? Yeah. What should I do? You can jump it or not? A few moments later. Odio le donne. Oh. Allora ragazzi, finalmente entriamo nella famosa A-line con davanti il Danny. Guardalo. Questo panettone qua abbiamo fatto proprio, eravamo attaccatissimi, tu hai allargato di qua, ci siamo proprio incrociati così per whippare. Cioè, poi Dani che la conosce a memoria, raga, è bellissimo andargli sempre dietro. Yes! Ah, ok, il Dani ci porta subito a Crab Apple. È la linea più famosa che probabilmente avete visto quando fanno il whip off qui a Whistler. L'hanno rifatta completamente, adesso non sono più panettoni, erano già panettoni enormi, tipo di 15 metri, roba del genere. Adesso da quest'anno hanno fatto tipo dei doppi. Da 15 metri. Tanti. Adesso mi sa che ci facciamo un giro per vedere com'è. Dimensioni, salti, li analizziamo un attimo perché effettivamente questi mi sa che sono i salti pubblici più grossi che potete trovare in un bike park. Nel flat. Allora, i primi sono piccoli chill. Qua ce n'è già uno. C'è step down tipo un po' shark finato. Ok, piccolo questo. Vediamo che lo fa lui. Ah, pedalate. È un po' più alto rispetto all'anno scorso. Nessuna pedalata. Chill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 più o meno. Per farvi capire le dimensioni, perché sembra tutto piccolo poi. Però questo è un 8 metri. Questo è solo setup, ragazzi, perché di solito i salti veri sono lì. Questo è già diventato un doppio adesso. Tra l'altro questo qui io nel 2016 l'avevo flippato. Con la DH. Però è un doppione diventato, perché comunque non puoi inghiappare, se atterri lì muori male. Velocità. Yo. Beh, da qui devo dire che rende, eh. Yo. Fai una passeggiata. Esatto, un passo più o meno fino a lì. 10, 11. Fai conto 12, quasi 12 metri per il tempo che atterri. Quello che dico io è che tipo fare una linea del genere, sì, sono 12 metri di salto, sono salti che ricordano i movimenti in aria del motocross quando vai in bici, ed è fighissima sta roba. Però guardate la rampa, cioè non ha un dente alla fine. Segue bene o male tutta la stessa inclinazione, morbida, così non ti scalcia e la bici ti esce proprio lineare. Basta solo che segui la velocità, stai solo un po' su duro sulla bici e vai di là pulitissimo. Adesso però andiamo a vedere il Big Dog. Minchia. Sparano belli alti. Questo è diventato un vero doppio profondo. Vediamo come lo prendono forte loro. Yo. Oh, è grossa la rampa. Guarda qua che bel landing. E questa è la situazione, ragazzi. Very good, very nice. Niente ragazzi, siccome siamo qui e non c'è vento, abbiamo la bici in su. Mi sa che ce li proviamo. Oh, che figata. Allora, primo saltino.
qua pompiamo un pelo. Un po' corto. Cazzo, sì, la figata di questi salti è che assomiglia proprio a girare in moto. Esatto, è come se la adorno sui panettoni quelli grossi. Bellissimo, peccato non è che non c'è qui una sola univia che ti porta da qui fino in cima, perché lo faresti 100.000 volte. Che fai. Esatto. Bello, c'era un po' di vento sull'ultimo. Grande. Dietro la Robertina. La Roberta. Allora, è dopo questa curva qua. Allargati. Vai dove va lui. Vai, 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 vai. Vai, vai, Roby. Oh, la Roberta ha fatto un salto più grosso delle sue aspettative. Guardalo. Roby, se vuoi essere un vero local di Whistler, quando si ferma per pranzo, c'è solo un posto dove si può andare. Solo uno. Solo uno. Uno. Uno da local. Tengo il casco per sicurezza. Ah, è bello quel panino lì. Ce n'è uno dove c'è dentro anche Pippo Baudo, secondo me. Analisi tecnica del cibo. Che una bomba. Pineapple, prosciutto e cacca. Guarda qua, questa col formaggio arancione, ragazzi. Cos'è che hai preso? Pulled pork, bello maialoso, però questa zero zucchero. Cioè non hai preso. Vuoi assaggiare? Non me la sono sentita. Se volete far crepeapple, ragazzi, solo tranci di pizza Whistler. Alla ricerca dell'homer segreto. Minchia, se ti ero vicino, ero dietro, eh. Usciamo adesso a metà di Door Merchant. In teoria andiamo a vedere questi Secret Loomers. Questo? Sì. Ci proviamo? Attenzione, occhio che non ci hanno visto, eh. Dani, aspetta. Dani, non ci hanno visto, sono indietro. 3 weeks later. Dove cazzo eravate? Per evitare di perderli ci avete perso. Quello bello stretto qua. Ok. Minchia, non si vede già più niente. Uccio. Minchia, non si vede niente, Dani. Mega ripido, raga. Ma infatti, aspetta un secondo. Prova ad andarli a vedere se lo vedi. Sta guardando Dani l'orso, eh. Dove? È là. In mezzo a questi due alberi lo vedi? Piccolo là, lo vedi? Beh, piccolo non è, eh. È un orso bruno, però piccolo non è. In mezzo qua. In mezzo a questo albero qui. Bro, è un orso comunque, cioè, non è che è un cavallo. Cioè, se ti insegue, zio, sei morto praticamente, cioè. Guardalo là. Guardalo là in mezzo, lo vedete, raga? Guardalo là. Beh, aspetta, passa proprio lì il trailer. Cioè, ma è un orso, cazzo. Lo so, ma va che non è un animale domestico, eh. Ma cosa facciamo per l'orso? Ma anche questo non puoi conoscere il comportamento dell'orso proprio al 100%. Esatto, vai giù piano, così stiamo sempre compatti. È lì? E era lì sotto prima. E allora, era lì a metà. Ma vai piano, Dani, per aspettare Ricky. Era qui comunque. Oh, è lì l'orso, è lì l'orso, raga. Raga, è lì. È lì, occhio che è lì. Fermi. No, no, di qua, di qua. Prova
Fabio è bello impavido con l'orso, ma secondo me non si ricorda che non è addomesticato l'orso di queste parti qua. Tu non puoi sapere se gli girano i 5 minuti. E post riding, ragazzi, guarda lì. Un voto 1 a 10 a quello schifido lì. 7 e mezzo. Tanto sono il più fresco solo... di Zora, quindi. Siccome ci sono 33 gradi, direzione lago. Guardate, guardate Giovanni quello lì. Per sapere che a Whistler ci sono ben 3 laghi. L'acqua è perfetta con 30 gradi. Adesso ci facciamo il puccio. Puccio a piombo, così ci ricarichiamo per il riding domani. Stamattina è altro casino in stanza in quel di Whistler, ragazzi. Adesso vi faccio vedere perché il bike park di Whistler è comunque veramente deleterio e distruggente per le nostre bike. Qua abbiamo già dei problemini. Tanti. Dopo 2 giorni di Whistler, un paraolio completamente scoppiato. Mi fanno lavorare anche in vacanza. Vorrei far vedere la postazione di lavoro perfetta. La mia povera NS, il livello di polvere che c'è. Questo è il colore sotto la gomma. Le bici, ragazzi, si conciano veramente da far schifo qui, perché 60 all'ora sui trail sono polverosi, pieni di brake bump, e se non le mantieni durante la settimana che sei qua, le butti via. Quindi, per fortuna, cosa ci siamo portati a sto giro a Whistler? Abbiamo qui tutto il kit R-Com. In realtà non tutto, abbiamo solo 3 prodottini. Adesso montiamo questo e iniziamo a pulire e lubrificare un pochettino questa catena, che dopo un giorno chiede ancora pietà. Grazie al getto ad alta pressione, il lavoro meccanico della spazzolina, avrete la vostra bella catena e pacco pignoni perfetto, pulito e profumato in un batter d'occhio. Però la cosa molto importante, ragazzi, mettete il protettore per il disco, perché chiaramente se no rischiate di spruzzarci addosso lo sgrassante, che non è proprio il massimo per il disco. Dopodiché aprite la vostra bella confezioncina con la vostra siringa e vi fate una... No. Si smonta il stappino, si monta l'apposito adattatore, l'apposito tool qui, premete il vostro olettino. In descrizione trovate il link per acquistare i prodotti R-Com. Tra l'altro vi ricordo che li vendono anche direttamente su Amazon. Se avete Amazon Prime è super super comodo. Madonna, ma Dani, tu sei proprio uno sto... E ha fatto stoppi su tutto! Allora, per variare un pochettino, adesso stiamo andando a uno step up local, dove c'è un salto in mulch da dirt praticamente. In teoria hanno fatto anche un salto più grosso nuovo, con la rampa proprio bella grossa. Andiamo a cercare com'è la situa. E la missione chiaramente è far flippare quell'uomo là dietro, la Rubertina, che non ha mai flippato l'enduro. Circa 3 km con le DH pedalati. A few moments later. Allora, ragazzi, siamo arrivati a Nester, si chiama, e guardate che setup che c'è. Step up con rampa abbastanza grossa, e qui hanno aggiunto questo nuovo saltone che non è per niente piccolo. Non scherza per niente. L'unica sbatta che è chiuso con lucchetto. Ma la cosa più bella, in realtà, adesso vi faccio vedere, è il landing. È tutto il pezzo sopra. Landing in mulch, bello morbido. Tra l'altro questo qui l'avranno cippato proprio qui al momento, perché la location è incredibile. Siamo tipo nel niente. Sta terra polverosa bianca, e qui volendo c'è anche step down mulch landing. Il salto dove gireremo noi chiaramente è questo. Andiamo, Ricky. What? Comunque vederlo così proprio ti aiuta a fare backflip sta rampa, Roby. Due backflip. Due backflip. Non lo so. Ma che cazzo, ma spinge un botto sta rampa, non devi tirarlo praticamente. Era veramente tanto che non flippavo un DH. È veramente facilissimo, Robby, perché la rampa spinge benissimo per flip. I'm dying, help me. Allora, aspetta, ripassiamo le cose base. Aspetta, Roberta, chiedi sulla bici. Fammi vedere il flip com'è. Ok, però la rampa spinge. La tua bici vedrà che girerà bene. Provo a rifare un salto dritto. Dovete sapere che Roby ha flippato tipo 4 volte al parco la dirt. Con l'enduro non ha neanche mai provato sul bag, quindi è un bel gioco mentale per lui in realtà. Un salto direttamente sul duro con una bici che non è mai flippato. Però sono sicuro che con quella bici lì, che ha molto simile a una dirt la spinta, cioè non è un DH che bisogna tirarlo tanto.
Bob Buckley! Oh! Ancora un po' non lo filmavo. Abbiamo flippato! Oh my god! What is that? Vediamo che la Roberta ce ne fa un altro. Che tanto, raga, veramente sta rampa talmente ripida che è più facile flippare che saltare dritto. Dai, due backflip! Ella, guarda lì! Double backflip ho già fatto! Merda, basta, io voglio andare a casa. A bere una birra, porco zinci! Il backflip ha fatto. Ho fatto un backflip. Anche da questo viaggio di Whistler è tutto, ragazzi. Ricordatevi sempre cosa dovete fare quando venite a Whistler. A backflip.